Comincerei. Siamo pronti. Comincerei dunque. Allora, quale migliore occasione di festeggiare poi il Natale con una favola? Con una favola psicoanalitica scritta da un analista, Eugène Mahon, pubblicata dalla casa editrice Bette, una nuova casa editrice di cui poi sapremo meglio, con un'introduzione magistrale appunto di Alberto Schön, che noi abbiamo conosciuto anche perché ha partecipato alla nostra sezione del laboratorio psicoanalitico La voce della cicala. Se volete potete andare a consultarla, in questa sezione ci sono delle poesie, delle fotografie che Alberto Schön ha mandato al laboratorio e sono pubblicate là anche in ricordo del professore Siracusano. Quindi io ho fatto presto a raccogliere questo suggerimento di Alberto sulla lettura di Renzel il leproso, di questa fiaba. Ho fatto presto a contattarlo e a chiedergli se accettava di parlarne con noi. E lui molto generosamente ha accettato e quindi oggi siamo insieme per iniziare, inaugurare questo periodo di feste, fra virgolette. E ho chiesto ad Alberto di mandarmi delle note biografiche e vi leggo quello che lui mi ha mandato. Alberto Schön è padovano, medico, neuropsichiatra, membro della Società Psicanalitica Italiana e dell'IPA. Si interessa di processi creativi come umorismo, poesia. I pazienti gli hanno spiegato bene le angosce, i dubbi, le contraddizioni, per cui adesso può insegnare queste importanti materie. I libri che ha scritto, qualche libro che ha scritto, Vuol dire di Boringhieri, pubblicato da Boringhieri, Vizi, Virtù e Company, Infallibili errori, Disforismi, Rotatorie dall'irritazione alla narrazione, Natali per una modesta bellezza. Ritorna modesta in questo titolo. Allora, io lascerei a lui appunto l'introduzione e il commento di questa deliziosa favola che è appunto Renzel il leproso, che è una favola per bambini e per adulti, che ha tantissimi spunti su cui noi potremmo dialogare oggi. E uno per iniziare, non so, uno che mi ha colpito è quello che Mahon introduce nelle prime pagine, cioè quello dell'errore pittoresco. Lui dice che il mondo si compie, l'identità a volte viene costituita da un errore pittoresco, nel descrivere appunto chi sono i leprosi. C'è una parte appunto del libro che recita così: I leprosi correvano nell'erba che sembravano fiamme, e fu così che ebbero il loro nome. C'è un che di rosso, un leprosso. Questo errore fu ripetuto spesso e rimase loro attaccato. Il mondo è probabilmente pieno di errori pittoreschi, che a me fanno pensare un po' ai falsi storici, cioè a quelle situazioni che, per esempio, vengono poi tramandate, nel corso del tempo e che riguardano tutte le ideologie politiche, religiose, il maschile e il femminile, le varie argomentazioni che si tingono di errori pittoreschi. Questa è una mia personale considerazione. Ma lascio adesso la parola ad Alberto Schön per introdurci la favola di Natale. Va bene, allora, anzitutto Eugene Mahon è una persona che ho conosciuto molti anni fa, ha sposato un'italiana, stanno tutte e due a New York e sono tutte e due psicoanalisti. 5 anni fa pubblicò questo libro
che sa, non so se si vede dritto o rovescio, ma non importa, che nell'originale si chiama Ransal the Rabbit, giocando sulla parola, la parola rabbit, che è il coniglio, e red, che è rosso. Quindi abbiamo avuto, fino dal titolo, il problema della traduzione, perché lui non ha detto leproso, lui ha detto rabbit, ha scritto rabbit. E il libro è pieno di giochi di parole. Non so se lui abbia letto Queneau, ma chi ha voglia di leggere Queneau trova giochi di parole. I fiori blu di Queneau, fra l'altro tradotto da un maestro come Calvino. E sì, Ransal è, come dicevamo prima chiacchierando, la rappresentazione, è una fiaba anzitutto, la rappresentazione di una relazione, l'avvio e la prosecuzione di una relazione tra uno piccolo e uno grande. Il piccolo pone delle domande e il grande ha la caratteristica di sapere ascoltare, e questo è molto ben segnalato, non tutti i grandi sanno ascoltare, e prima di rispondere aspetta che gli compaia sulla faccia un'espressione saggia. Le domande sono sulle cose essenziali della vita, sulla paura, sulla poesia. A un certo punto il coniglio si guarda le zampe e dice: ma se non avessimo le dita non esisterebbero i numeri? Quindi passa addirittura alle neuroscienze. Sulla guerra, sulla morte, cioè sulle cose fondamentali. Vi leggo, dopo parliamo anche della casa editrice. È attivo. No, vi leggo l'inizio. Perché all'inizio è così. Molti anni fa, nel Mediterraneo, è scritto con la Y e col TH, quindi è il Mediterraneo ma è anche il mito. Prima che le stelle avessero dei nomi, quando le margherite si chiamavano ancora perle, ma qua mi fermo, perché in italiano effettivamente, no, più non in italiano, in latino, la perla si chiamava margarita. L'ostrica è la Meleagrina margaritifera, quella che è portatrice di perle. Solo che in inglese è When daisies, le margherite, were still called day's eyes, erano ancora chiamate occhi del giorno, day's eyes. Quindi abbiamo dovuto fare continuamente delle invenzioni per tradurre, è un po' come il leproso, insomma. Ci siamo inventati qualche cosa. Quindi il gioco è stato anche molto divertente, oltre che un po' impegnativo. Quando è comparsa questa fiaba, l'ho presentata a un'altra casa editrice, che però non aveva una linea editoriale adatta. Poi è successo che nel corso di quest'anno è stata fondata una casa editrice, quindi è neonata, che si chiama Bette, perché almeno due delle fondatrici sono tutte psicologhe, si chiamano Elisabetta. Il primo libro che è stato pubblicato da questa casa editrice nasce proprio dall'incontro di queste quattro o cinque anche signore, e nonché psicologhe, che hanno fatto una vacanza insieme e quindi si sono anche fatte da mangiare.
E chiacchierando hanno cominciato a parlare dell'alimentazione, del nutrimento, del gusto, del disgusto, dell'orale. Sono venuti fuori degli articoli sull'oralità, sul mangiare, su argomenti affini, e ciascuno con una ricetta. La ricetta è una ricetta di cucina. E hanno intitolato Psicoricette. È stata la prima pubblicazione. Mi hanno fatto l'onore di aderire a questo gruppo femminile scrivendo una breve introduzione per le psicoricette. Dopo, appunto, è uscito il Leproso, poi anche altre cose stanno uscendo. Torniamo qui, perché quello che è particolarmente ben studiato è si potrebbe dire, citando un titolo famosissimo, Il principio dialogico, che è di Martin Buber, il titolo, oltre che l'idea. Sono veramente bravi a dialogare questi due personaggi. Anche noi possiamo fare, io mi aspetto di essere interrotto, perché così si fa un dialogo, quando volete. Uno dei primi, cioè il primissimo tema che viene introdotto è quello della paura. Ma poi subito c'è anche l'immaginazione. Perché sono spaventato? Chiede il coniglio. E specifica, perché sono spaventato da tutto ciò che è più grande di me? E la risposta è la tua immaginazione. Il coniglio alto gli dice: la tua immaginazione ti gioca brutti scherzi. Sei arrabbiato perché non sei grande. Così credi che i grandi siano arrabbiati perché non sono piccoli. È chiaro che questo è molto psicoanalitico, evidentemente. Ma in fondo è molto psicoanalitico. Come si chiama? Si chiama Gary Larson, non è detto che lo conosciate. È uno che fa delle vignette. È una vignetta, ve la racconto perché assomiglia al coniglio. È così: si vede un letto, sopra il letto c'è qualcuno che sta steso sul letto, succede anche agli psicoanalisti qualche volta. Solo che sotto il letto ci sono due orribili mostri e uno dice all'altro: oh, la terrificante, anzi la orripilante tentazione, iri, perché è inglese, l'orripilante sensazione che ci sia un uomo sopra il letto. Io questa la trovo una vignetta terapeutica. Quindi avete capito che per me la teoria psicoanalitica è fondamentale. E il mio modo di applicarla è di aggiungerci la parte umoristica, il sorriso e il gioco anche. Uno dei tanti, il gioco di parole, insomma, lì il nostro fondatore ci ha scritto sopra sul Wiz e ha scritto un saggio fondamentale anche di linguistica, no, non solo di psicoanalisi. Per cui quando Baltezaghi, per esempio, dice non esiste il morto perpetuo, giocandoci sopra, mi fa pensare che per lui non esiste. Ma per uno psichiatra un grave depresso è esattamente questo. Dimmi, volevi dire qualcosa? Sì, volevo a proposito della psicoanalisi, appunto, mi ha colpito molto che alcune parti del libro sembrano proprio ricalcare il rapporto psicoanalitico.
Fanno con una delicatezza, con una finezza, non in maniera prepotente o pretestuosa. È proprio quello che accade durante la seduta analitica, cioè l'autore, non a caso un analista, riesce con la poesia a rendere quello che a volte la teoria non riesce a rappresentare, non si riesce a far raggiungere che cos'è la psicanalisi, che cos'è il trattamento psicanalitico alle persone che non la conoscono, non si riesce a far raggiungere spiegandola in maniera teorica come invece succede in questo libro, dove attraverso la poesia, appunto, si arriva un po' il senso del rapporto analitico, dello stare insieme, della coppia analitica, diciamo, perché il leproso e l'alto, che sono i due protagonisti principali della favola, possono essere benissimo rappresentare il paziente e l'analista. In particolare mi sono segnata una parte che focalizza quello che sto dicendo. A pagina 29, Renza, lui dice: Renza l'aveva imparato che ogni volta che l'alto, quindi per alto intendiamo appunto questo personaggio a lui superiore, adulto, l'adultità, che l'alto diceva, per così dire, stava cercando di rendere qualcosa di difficile un po' più facile da capire, che è proprio quello che accade durante le sedute. Tant'è vero che mi ha ricordato il mio analista, il professore Siracusano, che faceva precedere le sue interpretazioni con la frase: si direbbe che non era un giudizio, non era un'ingiunzione, era una possibilità, così come il per così dire che l'alto rivolgeva al leproso. E poi ancora, pagina 31, è riportato questo: l'alto lo stava facendo pensare al leproso, lo stava facendo pensare a se stesso in modo nuovo, che anche questo è qualcosa che accade durante la seduta, nella coppia analitica. Cioè è la magia che si verifica all'interno di una coppia analitica, pensarsi in modo nuovo, nel bene e nel male, naturalmente. E infine c'è un riferimento al fuoco dentro di sé. Lui parla del fuoco dentro di sé, inteso come un'energia che Grazie. fa muovere la vita dell'individuo. A pagina sempre 31 dice: un fuoco per poter continuare a muoversi. E questo fuoco dentro di sé mi fa pensare a un'altra persona a me molto cara, il professor Perrotti, Paolo Perrotti, che durante le supervisioni che io ho fatto con lui, durante il training della SPI, lui mi raccomandava sempre che bisogna contattare i pezzi incandescenti, i pezzi incandescenti che sono nell'individuo, che sono dentro l'inconscio dell'individuo e che nessuno vuole contattare, perché se tu li tocchi ti bruci le mani e quindi cerchi di evitarli. Però la nostra funzione, insomma, è quella di poter raggiungere questi pezzi incandescenti, che sarebbe appunto questo fuoco dentro, tutte le pulsioni libidiche, tutto quanto, insomma, rappresenta l'energia dell'individuo. E che mi sembra appunto molto espressa in maniera molto precipua in questo capitolo. Sono il secondo e il terzo capitolo che in particolare mi hanno fatto ricordare l'essenza della coppia analitica, cosa succede effettivamente nella stanza d'analisi in quel momento preciso, che è davvero una particolarità, è un rapporto particolare che non si verifica in altri rapporti. Beh, allora a questo punto possiamo citare invece a pagina 41, Renzal guarda il cielo e durante le notti vede le stelle svanire,
si immaginava che fossero ancora lì, nascoste nella luce dell'alba. Virgolette, la maggior parte delle cose si nascondono nel buio, pensò tra sé Renzel, eccetto le stelle, loro si nascondono nella luce. Bellissimo. Qui, anche qua apre un'enorme area di riflessioni, ma lo fa appunto in un modo caricato affettivamente. E lì la poesia, perché caricare affettivamente le parole. Poi i grandi riescono addirittura, come dice anche, come dicono Renzel e l'altro, a mettere in musica, a collegare la musica con la poesia. Posso darvi qualche esempio? Io ho avuto la grande fortuna di essere amico per molti anni di Andrea Zanzotto, che è stato uno dei maggiori poeti del Novecento. In più occasioni, Zanzotto, non solo lui, usa anche proprio la musicalità della parola. C'è un suo verso che dice: tutto ritorna in minimi fitti tagli. È un verso che punge, taglia, che fa male, cioè, quelle T, quelle I, oppure me lo sono notato perché a memoria. State a sentire. Così termina una delle cose che ha scritto quando era già anziano, parlando di noi, dell'umanità. Noi, marginali non magnanimi, distimici tipi, ma forse un poco. Soffiati in infilate nivali di fati. Beh, c'è tutto il contenuto, certo, semantico dei termini, il ritmo, e però c'è una bellissima musica. E poi c'è di più, a proposito della poesia, che in Renzel torna, perché c'è continuamente il riferimento alle parti che non si vedono, alle parti nascoste. L'anno scorso è stato il 200° anno del celeberrimo Infinito di Leopardi, che è stato studiato e ristudiato da tutti. Non so se abbiate in mente che c'è una siepe. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe. Su questa composizione di pochi versi si sono messi a studiare praticamente tutti i critici letterari. E allora è sfuggita una cosa che invece non è sfuggita a Giampaolo Sasso, che è un nostro collega e che si occupa anche di giochi di parole, omofonie. Scusate, è caduto il microfono. Se noi prendiamo questa siepe come se fosse un'unica parola, togliamo la prima e l'ultima sillaba, la Q o anche la Q, e la P finale, cosa resta? Resta estasi oppure stasi? Questa siepe. Allora, Leopardi lo sapeva, boh, forse sì, forse no, non abbiamo documenti. Meglio ancora, non lo sapeva, ma preconsciamente ha scelto queste parole qua. Perché, come diceva proprio Andrea Zanzotto, nelle grandi composizioni c'è, lui la chiamava una poetica lampo, cioè un minimo nucleo da cui parte tutto quanto, che spesso è proprio profondamente inconscio. Allora, quando lo psicoanalista dice qualche cosa al paziente, lo dice a tutti questi livelli qua. Se riesce a coordinare tutti questi livelli, questa è una somma di fattori terapeutici.
Certo, c'è anche l'interpretazione, c'è la comprensione, c'è il mettersi a livello, la condivisione, è tutto vero quello. Ma questo è molto efficace. Sì, io sono molto d'accordo perché vorrei rilanciare con forza questa visione dell'analisi e del lavoro analitico, che non è solo quello interpretativo, meramente narrativo, ma che veramente sviluppa una poesia all'interno della, ma non in senso così idealizzato, quasi in senso scientifico, cioè la poesia intesa come una condizione specifica, molto particolare, quasi rara, ecco, una rarità, una condizione di rarità che si sviluppa all'interno del rapporto e che trova, diciamo, una sua rappresentatività in quello che comunemente noi chiamiamo poesia. Questo non è molto diffuso, questa concezione della psicanalisi non è molto diffusa, anche perché è piuttosto intima. E quindi lo possono cogliere, lo può cogliere chi l'ha vissuto, e a volte non tutti quelli che hanno fatto un'analisi hanno vissuto la loro analisi come poesia, purtroppo. È raro, secondo me è raro vivere l'analisi come poesia, così come vivere qualsiasi rapporto interpersonale in senso poetico, cioè dando veramente un significato profondo a quello che accade. Come in questo aforismo, in questa crasi che ci hai letto adesso, c'è qualcosa che va un po' al di là, su cui noi ci dovremmo interrogare e dovremmo approfondire, dovremmo avere il coraggio di conoscere, anche di distaccarci da talune indicazioni teoriche, perché c'è qualcosa in più. Ecco, che per questo mi ha colpito molto quest'opera di Eugène Magon, perché in poche pagine, quante pagine sono? Un centinaio, in poche pagine riesce a rappresentare il mistero delle cose, ma in maniera così semplice, così delicata, che ti aiuta a riflettere piuttosto che prendere le distanze o che difendersi da questo. Ti fa pensare, ecco, ti fa pensare molto. Questo fatto delle stelle, ad esempio, a me ha fatto pensare a quelle persone, ne conosco alcune, sono fortunata in questo, che non amano la visibilità, che sono persone di grande valore, di grande spessore, ma proprio per questo si mantengono nascoste nella luce, non si mantengono nell'ombra. È un errore pensare questo, ma si mantengono nascoste nella luce, come le stelle che sono nascoste nella luce. Mahon fa anche questa cosa delicatissima. Quando lui parla delle stelle, parla anche del desiderio, ma no, non fa il professore che spiega che desiderio ha a che fare con le stelle, perché de sidera, no? E rinunciare a osservare le stelle che venivano osservate per il vaticinio. E naturalmente quando uno chiede al Vate qualche cosa, è chiaro che dietro c'è un desiderio. Sarà soddisfatto il mio desiderio o no? La parola desiderio ha a che fare con la distanza dalle stelle. Lui però non lo esplicita, lo lascia appunto, lo lascia lì nel preconscio, che è meglio ancora, si intende. Infatti, questa è l'operazione del libro che è straordinaria. Anche quando parla di Dio, per esempio, mi ha colpito nel capitolo 4, lui parla di Dio e anche qui lo descrive in una maniera molto poetica. Ve lo leggo questo pezzetto, perché Renzel, il leproso, chiede all'alto, di conoscere questo Dio, e lui gli dice: ma chi è questo Dio? Allora lui, il leproso, dice: il leproso, l'alto, dice: Dio è una parte di noi ingigantita oltre misura. Quando ci soffermiamo troppo su una cosa, essa può risentire del peso di cui la carichiamo, e prima che te ne accorga, si rivolta contro di noi,
e i nostri sogni come se non fosse più parte di noi, ma uno straniero. E poi continua: Dio non è uno straniero per noi, è familiare come il sorgere del sole e il chiacchiericcio degli uccelli mattutini o i ruscelli che suonano nella foresta, aspettando che delle orecchie scoprano le loro campane nascoste. Dio è la sensazione familiare della tua propria mano sotto il mento che regge mille pensieri pesanti. Dio è l'amicizia che è cresciuta tra me e te. Questa frase, aspettando che delle orecchie scoprano le loro campane nascoste, a me è tornata molto utile in maniera toccante quando ho partecipato al punto d'ascolto che la Società Psicanalitica Italiana, a cui ha aderito la Società Psicanalitica Italiana insieme ad altre sì, scuole di formazione, in cui appunto offrivamo questo ascolto psicoanalitico alle persone in difficoltà durante il Covid. E mi sono sentita proprio così, cioè aspettando che delle orecchie scoprano le loro campane nascoste, perché queste persone che chiamavano non erano pazienti, erano persone comuni, diciamo, non telefonavano perché avevano una richiesta terapeutica, e non mi conoscevano, io non conoscevo loro, ero una persona come tante. Allora era un'attesa da parte mia di ascoltare le loro campane nascoste, per quello che comprende questa frase che è straordinaria, cioè tutto quello che di nascosto c'è in una persona, non in un paziente, ma in una persona, che è nascosto, che è segreto, ma che tintinna, che fa rumore come le campane. E la nostra funzione era quella proprio di poter aspettare di ascoltare le loro campane nascoste. Qui c'è di mezzo una parte proprio delle basi musicali. In parte è il fenomeno della risonanza, cioè ne parla in un modo anche questo poetico Mario Brunello, violoncellista che abita a Castelfranco. Mario Brunello è quello che tanti anni fa ha avviato i suoni delle Dolomiti, andando a suonare in mezzo alle montagne, portandosi il suo violoncello. Ah, abbiamo compagnia. Perché no? Va bene, ci sta benissimo. Mario Brunello, in un suo libro, racconta. Era marzo e sono andato nel Bosco dei Violini, che è il bosco di Paneveggio, quello che è stato molto danneggiato dalla tempesta Vaia, che è un bosco di abeti rossi, dove ogni 40-50 abeti normali ce n'è uno di risonanza con cui si fanno le casse armoniche degli strumenti. È un abete rosso che ha le fibre molto parallele, e quando lo si tocca suona, risuona. E lì mi sono messo le ciaspole, perché c'era la neve naturalmente in marzo, lì siamo vicino a San Martino di Castrozza. Sono andato col violoncello e ho messo il puntale del violoncello su diversi tronchi di albero e ho suonato, e ciascuno di questi alberi risuonava in un modo diverso, cioè ognuno aveva la sua voce, il suo modo di risuonare. Io credo che il nostro lavoro consiste anche in questo, no? Nel mandare un segnale e vedere come risuona. E ovviamente anche il paziente fa la stessa cosa, ci manda un segnale e noi risuoniamo. Shakespeare, che questa cosa l'aveva capita benissimo, non a caso Freud leggeva volentieri Shakespeare, non mi ricordo in quale opera, dice questa cosa che io ho trovato sempre notevolissima. È straordinario
che l'intestino della pecora possa estrarre l'anima dell'uomo. Perché ai tempi di Shakespeare si usavano le corde di budello ed erano comunissime i consort di viole, che lo stesso Shakespeare usava come musica di scena. Quando si cambia scena, tra una scena e l'altra c'era una musica. Tra l'altro, una di queste musiche è estremamente psicoanalitica, anche questa, è il Wheel of Song, il canto del salice nell'Otello. C'è anche nell'Otello di Verdi, ma non è la stessa cosa. Quando Desdemona ha una specie di precognizione tragica e le viene in mente il canto che una domestica le cantava e in cui le parole dicono una povera anima stava accoccolata con le mani in grembo e la testa fra le ginocchia e cantava al salice, quindi stava nella stessa posizione del salice, che è tutto ripiegato e si chiama piangente, no? E la musica, a sua volta, ha un andamento discendente, come il salice. Tutto concorda magnificamente. È una bellissima, un song elisabettiano, molto bello. Vale la pena. Vi consiglio di andare a sentire Wheel of Song. Perché appunto è un momento in cui tutto coincide perfettamente, in questo caso nella tragedia, nel pianto. E ovviamente tutto questo c'è anche nel libro, no? Che il coniglio si domanda, ma perché, come succede che sono allegro, che sono triste, come succede che l'emozione, insomma, parla. Cerca di capire le emozioni. E spesso si usa lo specchio, il corso d'acqua, il rispecchiare. No? Quando lui dice: il cielo è nel ruscello come un viso in uno specchio o la visione di un sogno nella mente di un fiume. E quindi collega tutto, no? Scoprire che tutto è collegato, un po' come appunto quando Brunello va a far suonare il tronco dell'abete rosso con uno strumento, tra l'altro molto bello, un bellissimo violoncello, che non ha il riccio, ha una testa femminile al posto del riccio. Ma la tavola anteriore di quello strumento è fatta di abete rosso, quindi c'è un continuo collegamento. E probabilmente anche le corde sono di budello. Questo non sono sicuro. C'è una parte in cui lui parla dei giochi, che Sì? Da è molto bella anche quella. Lui chiede: ma da dove vengono i giochi? E dove quando è che l'individuo comincia a giocare? E come mai a un certo punto della sua vita ha iniziato a farlo? E perché proprio un gioco piuttosto che un altro? Sembrano domande un po' così banali, però hanno una loro profondità. Effettivamente, ma perché abbiamo cominciato a giocare e perché abbiamo scelto un gioco piuttosto che un altro? Lui parla a pagina 59 e descrive il gioco del perso e trovato, che fa pensare un po' al gioco del rocchetto, ovviamente, no? Eh sì. Dove lui dice: cerchi di ricordare ciò che è dimenticato. Questo proprio parla assolutamente del processo. Cerchi di ricordare ciò che è dimenticato, dicendo tutte le parole sbagliate che ti vengono in mente. Alla fine, le parole sbagliate ti conducono indietro come un percorso di pietre in un guado, alla parola dimenticata. E poi continua: ci sono molte pietre da qui ai vecchi tempi. E poi c'è una parte in cui parla del segreto, che mi è piaciuta anche molto. Dice: quale segreto c'è
nel fuoco che crepita mentre le fiamme danzano, nelle canzoni dei cavalli che nitriscono, nel fruscio delle foglie, nel mare che respira dentro e fuori, nella risata dei leprosi. L'importanza del segreto, che è diverso dall'omertà. Segreto non è l'omertà, lui si riferisce a qualcosa di molto diverso, preziosa, come una protezione da ciò che può essere meraviglioso o mostruoso, ed è un invito a soffermarsi, secondo me, su ciò che le cose custodiscono e che poi appunto viene rivelato dalla musica oppure dalla poesia. Giusto, no? Il fatto di andare avanti e indietro, in effetti, sì, che Hartmann e Chris hanno parlato di regressione al servizio dell'io. Il lavoro psicoanalitico è un continuo va e viene, no? Tra l'attuale e il passato. Prima si parlava del ponte, dei ponti, di creare dei ponti e in effetti, beh, io avevo segnalato uno dei punti di condensazione nell'introduzione che ho scritto, ho riportato un pezzo proprio dove si parla della ricerca dei collegamenti tra fantasia e realtà, tra difficoltà e successi. Cito dal libro, l'alto dice: tempismo perfetto, la teiera sta cantando, la terra, perché il tè è molto importante in questa relazione, è la cerimonia del tè, insomma, anche in altre culture. La terra sta girando e io e te stiamo parlando. Cosa potremmo chiedere di più? Chiede l'alto. La poesia, disse Renzal. Cioè, c'è sempre qualche. Perché la poesia è un di più, è un qualche cosa in più. E credo che ogni volta che il nostro paziente si rende conto di avere fatto un passo in più, che esiste la possibilità di un di più, sta già meglio. Non sta bene perché la psicoanalisi non fa guarire. La psicoanalisi, come dicono molti miei pazienti, crea molti più problemi di quanti ne avessi prima. Però dà anche qualche soluzione. Quella di gestirli, magari. Sì, appunto. Cioè, è chiaro che i nostri pazienti hanno sviluppato dei sintomi perché hanno costruito delle difese proprio nei confronti delle paure, delle angosce. Solo che sono, come dice Zucchini, bisogna distinguere, come diceva Zucchini, altro grande amico, bisogna distinguere i meccanismi di difesa che ci difendono bene e quelli sono sacrosanti, non li tocchiamo, e quelli che non ci difendono bene e quelli sono il nostro oggetto di lavoro, perché lì o si impara a correggere il meccanismo o bisogna inventarne un altro. E questa fa parte della creatività, ma il gioco e la creatività stanno assieme. Quando andiamo nella stanza dei bambini per dire adesso bisogna uscire, una delle risposte più frequenti, proprio adesso che stavamo giocando. E ovviamente la risposta va bene praticamente in qualunque ora del giorno, perché sempre stiamo giocando. E Altri anche 5 minuti, no? Dicono altri sempre altri 5 minuti. 5 minuti, sì. Io credo che una delle persone che ho conosciuto bene è stato Cesare Musatti, il quale magari non lo ha scritto tante volte, però lo ha esemplificato e fatto. Ha giocato a psicoanalisi molto volentieri. È un gioco bellissimo. Grazie.
E anche tanto più che si gioca perlomeno in due, o almeno crediamo di essere in due, poi lavorando scopriamo che siamo molti di più. Ma io ti ringrazio Alberto di queste parole perché noi siamo abituati, non siamo tanto abituati a sentire questo, cioè che la psicanalisi è un gioco in due. Spesso è più vista in un inquadramento ortodosso, un po' serioso, e si Esatto, perde quello che è. sì. In uno dei libretti che ho pubblicato, che è un libretto di sforismi, di aforismi, nella quarta di copertina ci ho messo la felicità, due punti, quando mi dicono che non sembro uno psicoanalista. Perché appunto quelli che sembrano psicoanalisti. Per sembrare psicoanalista dovrei avere un golfino beige. Rita Manfredi voleva dire qualcosa. Rita, devi togliere l'au, devi togliere, Deve. devi. Ecco. No, volevo semplicemente dire questo, perché si parla di gioco e allora pensavo al gioco di parole, ai moti di spirito di Freud, se vogliamo, no? Io ho lavorato molto sul riso durante la seduta di psicanalisi, ho anche scritto molto su questo tema e valutavo proprio come io interpreto sempre il mio modo di lavorare come un gioco con il paziente. Cioè un gioco a volte tragico, non è detto che i giochi devono essere sempre divertenti, a volte però creativi comunque, sempre in quell'area di mezzo, se vogliamo, in cui ci muoviamo costantemente. E pensavo proprio al gioco di parole, come anche Schön appena detto, alcune voi, ecco, nel moto di spirito di Gicevo mi sono detta, a differenza della poesia, forse manca la musicalità, cioè manca il salice piangente, mi verrebbe da dire, parafrasando un po' quello che avete detto, che poi è relativo a questo perché anche il moto di spirito in fondo nasconde il ragionamento erroneo, come dice Freud. E Kant, adesso mi pare di ricordare, che avesse detto che in tutto ciò che è capace di eccitare uno scoppio di riso deve esserci qualcosa di assurdo. Allora, l'assurdo. A volte l'assurdo, l'assurdo, questo è il mio caso, l'assurdo credo che rappresenti quello che a volte agli analisti fa paura. Cioè, noi viviamo un po' col bisogno di dare un senso alle cose continuamente, ed è giusto, cioè, perché altrimenti finiremmo. Ma ci sono momenti durante un percorso analitico in cui si vive con il paziente nevrotico, non sto parlando di pazienti psicotico solo, roba del genere, ma viviamo dei momenti di assurdità. Se vogliamo, già la nostra seduta è un assurdo. No? Ecco, ed è questo in questa dimensione che io credo che andrebbe molto più approfondito questo tipo di relazione alla ricerca di quei meccanismi che in qualche modo adesso mi viene in mente quello che dice Polonini quando parla della gattaiola, no? Che diano la possibilità di trovare quel passaggio che apre nuove vie. Beh, hai citato la gattaiola, mi hai fatto venire in mente che in un seminario di moltissimi anni fa, proprio a Bologna, avremmo dovuto parlare di qualche cosa della teoria kleiniana, l'abbiamo anche fatto, ma improvvisamente si è parlato molto di più del fatto che diverse colleghe avevano dei gatti. Molinari aveva un cagnolino. Diverse colleghe avevano dei gatti. Allora si è parlato del gatto di questo, del gatto dell'altro, e
perché no? A un certo punto è venuto fuori il gioco di parole. Abbiamo riscritto invidia e gattitudine. Vedi. E il gioco di parole è divertente, è piacevole in sé. No? È una di quelle cose piacevoli in cui il guadagno non è fatto in denaro, è molto di più. È il piacere. È proprio il puro piacere del gioco. Credo che i bambini comincino molto presto a giocare con le parole. Se le invento, io ho sentito io un dialoghetto, la mamma dice, ma guarda che ti cuole il naso, devi soffiarti il naso. E il bambino dice, ma io non ho il soffianaso. Ha inventato. Però chiunque lo capisce, no? E credo davvero che questa possibilità, poi non è che si giochi solo con le parole, cioè quello che gioca con i colori, con i segni, Winnicott giocava con la matita, con gli scarabocchi, perché sapeva disegnare, era anche bravo a disegnare. E c'è chi gioca con i suoni e chi come Giovanni Sebastiano Bach, che è stato, secondo me, uno dei miei migliori supervisori, ha addirittura scritto un canone al contrario o al roverso, secondo come. Cioè un pezzo musicale che un esecutore suona dall'inizio alla fine e un altro contemporaneamente dalla fine all'inizio e funziona. Nell'arte della fuga. Ora, l'arte della fuga difficilmente è visto come un gioco, una cosa complicata, serissima, estremamente geometrica, pensata. C'è anche la firma dell'autore, perché nella notazione tedesca le note si dicono con le lettere, quindi B è il Si bemolle, la A è il La, eccetera. Quindi Bach poteva scrivere il proprio nome in musica. Però secondo me è anche uno straordinario gioco combinatorio. Ora, certamente noi non è che noi ci mettiamo a suonare qualcosa per il paziente, però è altrettanto sicuro che il paziente qualche volta ci dice non ho capito quello che ha detto, ma mi sembrava bello. Oppure mi ha dato fastidio. E con mia grandissima sorpresa c'è un'anticipazione di questo in un dialogo di Platone che si chiama Carmide. Carmide era un allievo della scuola socratica, era un giovane anche intelligente e molto bello, che però aveva delle sofferenze dell'animo. E lo dice, e allora Socrate dice, sai Carmide, ci sono degli incantesimi che curano le sofferenze dell'animo e questi incantesimi sono le frasi belle. Beh, insomma, qualche secolo prima di Cristo mi sembra che fosse un'intuizione straordinaria, possiamo ricordarlo ancora. Un'anticipazione. Mica male, no? Mica male, sì. Perché? Ma perché la nostra cosa, il nostro modo di parlare, deve essere quello che è, non è bello in assoluto, che è giusto per il paziente. Quando io insegnavo, ho insegnato molti anni alla scuola di specialità in psichiatria, con gli specializzandi si parlava molto spesso dello stile che usava il paziente, dello stile da usare col paziente. E a proposito di giochi di parole, io facevo osservare che lo stile si può scrivere anche L apostrofo. E questa è la parte che ci scappa, in tutti i sensi, nel senso che può scappare l'ostilità, e però ci può sfuggire l'attenzione, no? Che c'è anche questa componente.
Tu parlavi di Giampaolo Sasso, no? Allora mi viene in mente che lui ha lavorato molto sulla famosa frase Papa Satan, Papa Satana Leppe, e ha cercato, e secondo lui ha trovato il vero significato di questa frase, no? Che apparentemente è una frase assurda, non dice niente. No, sembra non dire però. Però lui pare che abbia anche scoperto il senso di questa frase. E qual è? Ah, non lo so, bisogna chiederlo a lui, sai? La Giampaolo è tenuta segreta. sì, non l'ha pubblicato ancora. Ma questo fa pensare anche alla preoccupazione che poi riporta il libro della crescita, cioè il fatto che crescendo si può perdere il piacere di giocare, si può smarrire la curiosità, il porsi delle domande. Mi sembra che lui rimarchi molto questa preoccupazione di perdere l'investimento libidico sulle cose. Per la conoscenza, cioè che una volta arrivati alla conoscenza di tutto, cioè una volta diventati alto, non c'è più niente da scoprire, Sì. non ci sono più domande da farsi e quindi non si può più giocare, il gioco è finito. In fondo lui dice, il bello è questo, il bello è giocare a esplorare, a incuriosirsi, a indirizzare la propria libido un po' dovunque, piuttosto che essere lui. Mahone in un'intervista dice proprio questo, che c'è l'ombra di essere inglobati nella consuetudine del capitalismo. Mi è sembrato un messaggio politico anche molto puntuale, la consuetudine del capitalismo. E questo passaggio vissuto dall'infanzia all'adultità piuttosto come una perdita, piuttosto che come una crescita, perché nell'adattarsi ai dettami del capitalismo, del sistema, allora si perde necessariamente tutto quello di cui stiamo argomentando oggi, cioè si perde il piacere di giocare, di sperimentarsi, di colorare. Di colorare, di suonare nel senso in cui che stiamo dicendo oggi, si diventa più seri, si diventa più al servizio dell'economia, della competizione. E questo mi sembra anche un altro risvolto del libro di Mahon, molto interessante perché diciamo, illumina anche una condizione sociopolitica che è insita anche nella nostra esistenza e che magari non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto, però condiziona moltissimo la nostra attitudine a giocare. Addirittura ci fa sentire in colpa perché stiamo giocando, perché continuiamo ad entusiasmarci, ad innamorarci delle cose che facciamo, delle nostre invenzioni e anche del nostro giocare. Quotidiano. Diventiamo un po' delle mine vaganti se non siamo incanalate in un sistema dove per essere adulti bisogna diventare, come teme il leproso, perdere questa vitalità. E infatti il leproso e l'alto in tutto il libro si scambiano dei doni, ciascuno regala all'altro, il leproso soprattutto in forma di domande, ma l'altro dice, ma è notevole, mi hai sorpreso con questa domanda, e quindi si mette al lavoro per restituire in qualche forma. E sono sempre doni che non hanno un valore commerciale, ne hanno molto di più. È una cosa che succede anche con i pazienti, no? È chiaro che ha senso che la seduta sia pagata. Però molte volte capita di entrare proprio nella discussione che cosa si paga. Se dovessimo essere pagati per il risultato, qualche volta dovremmo essere noi a dare dei soldi al paziente. Molte volte il paziente non ci dovrebbe niente perché non abbiamo combinato in quel
in altre magari, in quella seduta non abbiamo combinato niente. Però in questo modo, oppure certe volte il paziente dovrebbe darci una grossa somma, perché capita, ogni tanto succede anche questo. Ma non si può lavorare così. Allora, che cosa si paga? Non la prestazione, la quale mi è capitato molte volte di dire la nostra prestazione consiste nel mettere in affitto una parte di noi stessi a ore, ci mettiamo anche il letto, è il più antico mestiere del mondo. Ma non è questo. Quello che noi possiamo far pagare è il tempo. Mettiamo a disposizione il tempo, quello è fisso e può avere un suo, può essere valutato, può essere, è misurabile il tempo, mentre il risultato del nostro lavoro non è misurabile, non c'è nessuno strumento. Ma non è che non valga molto, che non valga, vale molto di più, solo che non è la parte importante che noi forniamo, non può avere una quotazione commerciale, è un po' come la storia del Natale. Non è vero che l'albero di Natale vale di più se è molto ricco, addobbato. Io ne vedo che sono, non si vede più neanche il verde dell'abete, sono tutte palle, questo si può dire. Di Natale però sempre palle sono. Si perde l'essenza, si perde la sostanza, l'essenza. Beh, il presepe è meglio. Almeno ci sono i genitori e un bambino, ci sono le pecore e se uno le conta magari si addormenta. Questo per esempio è un invito a giocare. Altro che... Hai lanciato. Siamo tutti le prossime in questo momento. Beh, avrete visto perché è circolata moltissimo la vignetta di San Giuseppe che esce, il titolo è 2020... anno fuori dal comune, esce dalla capanna e dice ai re magi, è una bambina. E io guardando quella vignetta ho pensato, se magari fosse stata una bambina sarebbe andata meglio. Chi lo sa, non lo sappiamo. Però... Anche questo fa parte, è una domanda, è una delle tante domande, no? Che il leproso avrebbe potuto porre. Infatti c'è questo invito a non abbandonare mai il dubbio. Sì, sì, beh, scientifico. Se qualcuno... Anche... Sì, no, volevo invitare agli interventi, ecco, se qualcuno vuole intervenire. Ti ho interrotto. Grazie, sono Benedetto Genovesi. Grazie al dottor Sean, una bella sorpresa poetica stamattina, devo dire, questo libro molto interessante. E a proposito di poesia, come non pensare anche al professore Siracusano, insomma, che secondo me era una persona anche molto, molto raffinatamente poetica. E anche al... lei ha letto quella frase che mi ha colpito: la maggior parte delle cose si nascondono nel buio, tranne le stelle, loro si nascondono nella luce, no? Pensavo al lavoro del professore sull'oblio, no? Dove lui appunto tiene a precisare che proprio tutte le cose che per noi sono più preziose, più intime, a cui teniamo di più, le teniamo custodite nell'oblio, per aspettare il momento in cui possono venire alla luce per dare in qualche modo una certa creatività, giocosità, lucentezza, luminosità alla nostra vita, no? Quindi c'è questo gioco continuo un po' tra le cose che sono custodite, conservate nell'oblio e che poi possono anche un po' ogni tanto venire alla luce e dare un po' di giocosità e creatività alla nostra vita. È una cosa anche molto bella, come tra l'altro appunto viene espresso in maniera molto bella nella poesia. Non so che ne pensa. Beh, se posso dire qualcosa io, c'è un passaggio del Talmud, il Talmud non è un libro, è una biblioteca, sono tanti libri, sono i ragionamenti e le discussioni rabbiniche
sulla Torah, sul Pentateuco. Un passaggio riguarda proprio questo e la mette in forma appunto di racconto. Quando un bambino è ancora nel ventre della madre, scende un angelo, mette una mano sul ventre della madre e gli trasmette tutto il sapere della Torah. La Torah è la legge, si può tradurre la legge. Quando però il bambino viene alla luce del sole, scende un altro angelo e gli mette un dito sul labbro qui, per questo abbiamo una fossetta qua, e gli fa dimenticare tutto. E il povero rabbino si strappa gli ultimi due peli di capelli che gli sono rimasti per cercare di capire cosa vuol dire questa storia, e poi capisce che noi dobbiamo sapere, ma dobbiamo anche dimenticare, perché se avessimo sempre in mente tutto, dice il rabbino, nessuno farebbe figli né costruirebbe una casa. Quindi bisogna sapere e saper dimenticare, e anche saper ricordare, ovviamente. Quella ginnastica di cui si parlava prima, il va e vieni dall'inizio alla fine, dalla fine all'inizio, il two ways, dicono gli anglosassoni. A proposito, il numero di pagine qui, sì, il libretto è di 130 pagine, però metà delle pagine sono in inglese e l'altra metà la stessa cosa in italiano, perché c'è il testo a fronte. In quanto abbiamo pensato che è un inglese molto bello, e poi poteva, a questo sì, dal punto di vista commerciale, il libro poteva essere utile in qualche scuola, come testo di studio come della lingua inglese. Quindi diciamo che, come diceva prima, insomma, ricordava prima Donatella, abbiamo il gioco del peso, del perso e trovato, che un po' ci fa pensare al gioco del rocchetto, ma abbiamo anche il gioco del ricordare e dimenticare, se vogliamo. C'è anche quello, sì, è lo stesso tipo di movimento, il movimento del pendolo, il movimento di va e vieni, che poi è quello delle parole tra il paziente e l'analista. Che ha molto a che fare con l'analisi, ovviamente, sì. Poi è anche il gioco di mantenere questa creatività, di non abbandonarla mai, una creatività che deve essere mantenuta sempre per garantire anche nell'adulto la capacità di giocare, appunto, di avere dubbi, perplessità. Vabbè, se vogliamo giocare sul rocchetto, si potrebbe dire che il rocchetto è il diminutivo di rock. Questi sono degli inviti preziosi che Alberto Schoen ci sta lanciando, sono delle palla prigioniera, mi viene in mente. Il ritmo del rock e il ritmo del va e vieni, del forte da, siamo là, perché i neuroscienziati ormai sono sicuri, le ricerche sono degli anni 80-90, che il bambino prima della nascita, appunto, quando arriva l'angelo, lui sente il ritmo cardiaco, in realtà sente il ritmo dell'aorta addominale materna, che è a 2 centimetri dall'orecchio. Verso il settimo mese la coclea funziona, comincia a funzionare, quindi il bambino sente un ritmo prima di nascere, che è la mamma. Sente anche la voce della mamma, naturalmente, però quella cambierà quando nasce, perché prima l'ha sentita per via interna e attraverso il filtro amniotico. Dopo la deve riconoscere fuori, con il filtro aereo, che ha un timbro diverso. Infatti ci mette circa 3 giorni prima di riconoscere la voce della mamma, in terza giornata. Hanno usato uno strumento molto elegante, un ciuccio dotato di sensore,
quando il bambino sente la voce della mamma si mette a succhiare, si mette anche ulteriormente a ritmo di succhiamento. Nell'insegnamento della musica bisognerebbe prima di tutto insegnare il ritmo. Quindi dopo viene la melodia e poi viene il resto. Si potrebbe dire che il ritmo del battito cardiaco della madre corrisponde al ritmo della suzione? Abbastanza. Sì. Sì. È alla danza. Perché se si guarda, certamente c'è della musica che ha un ritmo molto più lento e uno più veloce, però le composizioni, grosso modo, a 70 impulsi al minuto sono molto frequenti, sono tra le più comuni. È il ritmo medio, che è quello cardiaco. Ma c'è Michel Fain che ha scritto un bellissimo libro che è proprio sui ritmi della vita mentale, dove lui proprio mette, oltretutto lui era molto, è stato un mio supervisore, quindi io conosco bene, e lui metteva in evidenza gli errori proprio del materno del giorno d'oggi, no? Di non dare questa ritmicità, di dare la poppata chiamata, di dare questa disponibilità immediata, che creano addirittura, lui diceva, una forma di neobisogno, cioè un bisogno che arriva prima del desiderio, togliendo poi al bambino quello stacco di mancanza che crea il desiderio. E questa ritmicità, lui ha lavorato molto anche sulla musica, mi dice... E proprio lui diceva che è importantissimo invece il ritmo della vita mentale, proprio parlando di ritmicità, no? Sì. Se no arriva tutto prima, cioè anticipo tutto. Il ritmo è stacco. I primi giochi che si fanno con i bambini sono ritmici. Benedetto voleva dire qualcosa. Stavo pensando soltanto al fatto che mi pare di aver letto da qualche parte, non ricordo però dove, che il ritmo poi che del tempo, in qualche modo, quei 60-70 battiti al minuto, è basato sul ritmo cardiaco, le 60 pulsazioni al minuto, e che i neonati traggono un po' conforto dall'avere appunto un ticchettio di un orologio accanto, quando magari devono abituarsi a cominciare appunto a tollerare l'assenza della madre, perché sentendo quel ticchettio dell'orologio è come se continuasse a sentire il battito della madre quando erano ancora nella vita intrauterina. Sì, mi fai pensare a una cosa e poi do la parola subito a Sebastiano che voleva intervenire, ma proprio di getto sto pensando ad una persona che conosco molto, che quando in alcuni momenti si trova da sola a casa mette la musica, il rumore della lavatrice. Sapete che nell'iPad, nell'iPhone ci sono tutti i vari rumori. Allora lei mette il rumore della lavatrice che in qualche modo la tranquillizza. A proposito del ritmo e della storia. È un giramento tranquillizzante. Un giramento tranquillizzante, sì. Che può rappresentare il giramento, il frullamento che durante la giornata siamo sottoposti, però in questa maniera abbastanza creativa, questa persona ha modificato questo essere in un frullatore, però che accompagna, accoglie. Sebastiano, prego. Sì, io ho scritto... In realtà il mio pensiero sulla chat in modo da così da non perderlo, quindi eventualmente e lo leggo così è sintetico. Era un pensiero di sintesi che sollecitato da appunto dall'ascolto poetico di queste sollecitazioni, no? Così mi pare che si stia parlando del cuore dell'esperienza psicoanalitica. La possibilità del passaggio da un pensiero logico lineare unipersonale
ad un pensiero dialogico, analogico, metaforologico. Tutto questo presuppone però la creazione di un'occasione particolare di relazione in cui si può determinare questa apertura dei confini individuali. Si tratta però di accettare il rischio di lavorare sul margine o il confine dell'intimità, che è un'espressione che probabilmente conoscete di una psicoanalista americana, la Ehrenberg, una psicoanalista di matrice interpersonale. Questa definizione, lavorare sul margine o il confine dell'intimità, a proposito di poesia, no? Per me ha rappresentato una delle sintesi, delle definizioni più poetiche del nostro lavoro, e quindi mi interessava riproporlo, no? In questo contesto. Oppure, in altre parole, che mi capita di utilizzare, si tratta di accettare l'avventura di un processo relazionale denarcisistico, un processo che mette in discussione il ripiegamento narcisistico inteso nel suo senso originario di chiusura all'investimento libidico dell'altro. Ok? Mm-hmm. Beh, sì, è il nostro lavoro, è esattamente il nostro lavoro, che non consiste nel abolire il narcisismo, no? Nel utilizzarlo e Fornari, Franco Fornari, che ha insegnato tanto anche all'Università a Milano, agli studenti diceva: bisogna vedere che cos'è conveniente. Voi siete giovani e dovreste sapere che conveniente, cioè venire assieme, è un'ottima soluzione. Vuole intervenire Corrado Randazzo. Io volevo ritornare sulla questione del ritmo, perché mi sembra che abbia a che fare con poi lo sviluppo della capacità di giocare. Il ritmo ha a che fare con la presenza-assenza, presenza-assenza, presenza-assenza. Sulla presenza ci incontriamo tutti, perché il linguaggio condiviso è il codice che si condivide con la società, con l'analista, il modo con cui ci si presenta. Con l'assenza invece abbiamo il problema di doverla rappresentare. Allora io credo che poi, attraverso il gioco, lavorando principalmente con i bambini, mi rendo conto che sia possibile comunicare il pensiero che sta nell'assenza, cioè in quella parte del ritmo in cui non c'è la comunicazione esplicita. E quindi il mio è una risottolineatura della necessità del gioco, non solo nel rapporto con il bambino, ma anche in quello con l'adulto. Solo attraverso il gioco che si comunica appunto quella parte del negativo, il non detto, l'assenza. E credo che la capacità di giocare, su questo vorrei, ecco, anche sapere la vostra opinione, faccia parte della capacità di sognare, della capacità di associare liberamente, della capacità di uscire dal discorso cognitivo, dalla logica razionale, e che questa possibilità debba essere conservata dall'adulto. Mi viene in mente il libro di Margaret Mahler, Non poter dipingere, dove l'autrice racconta l'esperienza del non potersi rappresentare, del non poter disegnare del bambino, no? Del bambino che non può disegnare, ma che non può anche raccontare una parte di sé. Ecco, penso che la capacità di giocare abbia a che fare con la capacità di sognare, e che questa debba essere conservata. Nella vita adulta credo che ci sia poi la problematicità di cominciare a comunicare secondo una logica condivisa, e che questo possa ostruire, precludere, pregiudicare le capacità di sognare e quindi le capacità di giocare. E quindi, ecco, volevo sapere anche che cosa pensate a proposito della possibilità anche di favorire il gioco, di consentire una crescita che garantisca il gioco. Oggi credo che facciamo parte di una società che preclude le strade del gioco, della fantasia, della poesia, della creatività, e che ci mette in condizione di dover ricadere necessariamente in una logica condivisa. E questo credo che vada a discapito della capacità del paziente di
essere poetico, essere fuori dalle righe e quindi di rappresentarsi. Beh, sicuramente il gioco ritmico comincia molto presto, no? Proprio spontaneamente. Gli adulti cullano cullare il bambino, farlo saltare sulle ginocchia, è una cosa che avviene prima che il bambino parli. E il bambino stesso dimostra di essere interessato al ritmo o di imitare ritmicamente col corpo qualche cosa che sente. Winnicott teneva, quando faceva anche soltanto il pediatra, teneva un cucchiaio sul suo tavolo, nel suo ambulatorio, che serviva come abbassalingua, come usano i medici, però lo teneva col manico dalla parte del paziente, che era un bambino in braccio alla mamma, perché guardava se il bambino lo prendeva in mano, come lo prendeva in mano, con che mano, come lo batteva, se lo batteva a tempo o no, eccetera. E quindi sapeva benissimo che il gioco ritmico incomincia molto presto. Qua in Veneto c'è un nome, tenere il bambino, farlo saltare sulle ginocchia, lo chiamiamo tutù musetta. Tutù proprio onomatopeico, musetta, muso è l'asino, o il mulo o l'asino, quindi tipo andare a schiena d'asino, diciamo così, che fa oscillare. E molti bambini gradiscono questo gioco, anche molti bambini di età molto avanzata lo gradiscono proprio. Non credo che ci sia un limite di età. E in effetti, appunto, non è affatto vuoto di significati, è pieno di significati, perché la relazione con l'altro, col corpo dell'altro, la periodicità, l'impulso e la pausa di mezzo. Il fatto che se è un ritmo regolare sappiamo come andrà a finire. In musica questo succede sia con il ritmo sia con la melodia, anche molte volte, specialmente se non sono compositori particolarmente contemporanei e astrusi, quando comincia una melodia di solito sappiamo già come procederà, anche se qualche volta ci sono sorprese. Quindi poter anticipare il futuro non è una cosa che ci capiti spesso, però in musica succede e nel ritmo tanto più. E credo di aver citato solo una minima area di questo campo. Passo la parola. Beh, intanto io volevo ringraziare anche, perché vedo che alcuni ci seguono con la mascherina e immagino che siano in viaggio. E che quindi vedo Letizia Barbieri, e vi ringrazio di esservi aggiunti, di seguirci, perché evidentemente questo è un appuntamento molto, molto intenso, ecco, che si può seguire, si vuole seguire anche mentre si è in viaggio e si devono raggiungere altri posti. Cioè, mi sembra che quello che sta avvenendo oggi sia una condizione molto particolare, direi anche un po' rara, perché difficilmente riusciamo a parlare di gioco, di giocare, di gioco analitico, di curiosità, difficilmente, siamo sempre un po' più incastrati nell'essere abbastanza in buon rendimento, approfondimenti, eccetera. Quindi ecco quello che mi pare che sta accadendo, e ringrazio Alberto e ringrazio tutti quanti, anche chi è in viaggio appunto, è questa possibilità di parlarsi in un modo che ad un altro livello, diciamo, ad un altro livello di profondità. E oggi ci sono anche molti giovani che ci ascoltano, sono i tirocinanti del laboratorio psicoanalitico Vicolo Cicala,
che si avvicinano alla psicanalisi attraverso il tirocinio al laboratorio, attraverso questi webinar, eccetera. Per cui a me fa particolarmente piacere che loro possano avere pure questo apprendimento che avviene ad un livello più particolare, ecco, dove si parla di poesia, di musica, di curiosità, di giovinezza del pensiero, che non bisogna mai stancarsi, ecco, di rimanere in questo registro più eclettico, come possiamo dire, no? più semplice, più che eclettico, di semplicità, che è proprio quello che attiene al gioco. E quindi l'invito di Alberto, che non solo per il libro che stiamo commentando, ma anche nei tuoi interventi, no? Tu ci inviti ad entrare in una dimensione mentale, a lasciarci andare ad una dimensione mentale dove c'è, è più praticata la creatività anche nella sintassi, nella formazione della frase e quindi del pensiero, ma non è una cosa superficiale, riguarda, stiamo andando indietro, stiamo arrivando addirittura all'esistenza nell'utero. Stiamo partendo da là e quindi mi sembra davvero una cosa come le stelle che si nascondono nella luce, mi pare che senza vanagloria possiamo dire che stiamo facendo questo. Alessandra Tenerini vuole intervenire. Innanzitutto ringraziare il dottor Sean, e mi ha fatto molto piacere sentirlo parlare con il tono veneto, mi ha evocato i miei anni di studio a Padova, quindi mi ha riportato, come dire, a una sensorialità che fa parte anche della mia formazione, insomma. E ho anche evocato luoghi che ho amato molto e quindi in qualche modo penso, proprio a partire dall'esperienza mia sensoriale di stamani, credo che insomma, il mio ringraziamento va proprio al fatto che il suo intervento ci ha proprio portato dentro alla stanza di analisi, al funzionamento dell'analista al lavoro, agli aspetti, come dire, delle radici sensoriali del pensiero, la musica, il ritmo, il giocare. E sono molto d'accordo con quello che proponeva Corrado rispetto al giocare come sognare. Pensavo molto anche a quello che dice Bion rispetto alla capacità di creare, di essere artisti nella stanza di analisi, di creare con il paziente o di creare immagini, la capacità di reverie. Penso che sono tutte cose, no, che in qualche modo a me sono state evocate dalle narrazioni, insomma anche dalla favola stessa che sicuramente leggerò, no? Molte sono i richiami o le associazioni che a me sono venute ascoltando anche tutta la dimensione del ritmo e quello che in qualche modo noi viviamo, no? Con il paziente arriva o si siede sulla sedia o si sdraia sul lettino, si muove, fa certi sospiri, respiri, il suono della voce, anche quello, no? Crea un ritmo, crea un qualcosa che va alla radice sensoriale del pensiero, secondo me, a quegli aspetti profondi da cui poi appunto Bion li chiama elementi beta, che possono essere trasformati dalla funzione alfa e diventare, come dire, gli elementi alfa, no? Gli elementi alfa creano il pensiero onirico, che però non è solo quello del sogno, è anche quello del mito, del gioco stesso. Giocare, penso al gioco in realtà, no? Attraverso il gioco si crea una realtà, si crea un mondo. Credo che è importante giocare anche con le parole del paziente o con i suoni. Quindi grazie davvero, perché credo ci abbia portato, no, a quello che è l'essenza profonda del nostro lavoro, il contatto
con qualcosa che accade lì, in quel momento, no? La dimensione poetica poi è questo, poesia viene da poieo, creare. Freud stesso, insomma, no? Ha scritto molto sul poeta e la fantasia, poesia e verità. Vero. Cioè, nella poesia c'è una verità. A proposito di questo, mi fai pensare che molto spesso i pazienti, quando vengono in analisi, e anche noi quando li accogliamo, non siamo pronti a giocare, nel senso che stiamo appunto argomentando oggi. È come se dire che noi li dobbiamo anche un po' aiutare a giocare, cioè entrare in una relazione giocosa dove si può poi sviluppare tutto quello che stiamo dicendo adesso, che va al cuore del problema, più che un aspetto intellettualistico. Prima l'accenno all'inflessione veneta mi ha fatto venire in mente un paio di cose. A Venezia, già a Padova, non si usa per dire la smettete di parlare di nulla, si dice gemoeo ci mollate, no? Gemoeo defilar caigo, difilare la nebbia, che è una metafora straordinaria, cosa bellissima, ma bisogna dirlo anche gemoeo defilar caigo, tosi, perché... Quando incontravo Musatti, che da tanti anni stava a Milano, però era veneziano di origine, e se c'era un po' di tempo, lui diceva, Shen, contimi quella del Colombo de Venezia. Ve la racconto, se volete. Sì. Siamo nell'immediato dopoguerra e il capo dei Colombi di San Marco avverte le colombe, dice, putè, anch'io oggi, mi ha detto un mio amico che sta a Sant'Ena che viene a salutarne. Ed è un bel toso, allora le colombe si guardano allo specchio, si ritoccano il becco, eccetera. Nel frattempo, a che ora c'è che viene? A mezzogiorno, quando che spara il canon, che sarebbe la scuola navale di San Giorgio, e che i mori batte il campanone. E effettivamente spara il canone, i mori battono i 12 colpi, gli americani butta il formentone del piano Marshall, che i colombi ha un contratto di fare 3 giri di piazza San Marco a volo, poi dopo mangiano. Però il colombo del Sant'Elena non viene. Passa le 3. Tra le 3:30 si vede che gira all'angolo del palazzo ducale un colombo che, come che fa i colombi quando che camminano, che fa così con la testa e guarda in alto. Allora dall'alto il capo dei colombi dice, Alvise lo riconosce, il suo amico, a ste ore ti viene? È tardi che mo sa magna che mo fatto. E l'altro risponde, cosa ti vuol? Era beo, era il sol, sono venuto a pie. E questa è proprio lo spirito veneziano, no? Ho capito l'ultima traduzione. Sono venuto a piedi. Ah, ok. Il colombo. Che evidentemente, a differenza di noi, adesso faccio un po' di pubblicità alla casa editrice Bette. L'ultima produzione si chiama Geographfly, cioè la geografia e la mosca. Nasce dal fatto che avevo fatto una fotografia, questa, una mosca su una carta geografica. Avevo pensato, si vede che l'ho mandata a quel paese e lei sta guardando dove sta quel paese. Solo che proprio questa l'ho fatta vedere a un professore che insegna all'università, insegna geografia, e la cosa a lui è piaciuta, per cui ci ha scritto delle libere associazioni sulla mosca e la carta geografica, una cosa di fantasia. Ma la cosa di cui volevo parlare, soprattutto,
che rientra nel campo nostro, è che a un certo punto, noi tutti in 3-4 abbiamo corretto bozze a non finire, quando è stato stampato c'era il solito refuso che non manca mai, no? Solo che l'autore e la bravissima tecnica grafica erano disperati perché abbiamo sbagliato. Il refuso è questo: invece di scrivere la nostra totalità, parlando di noi, mancava l'ultima sillaba, la nostra totali. E io ho detto, ma ragazzi, è un colpo di poesia straordinario. Noi, la nostra totalità, quella è, ci manca un pezzo. E spero che lo lascino così. Perché e questo è capitato, io credo più casualmente, però in realtà tutti avevamo corretto le bozze. E quindi se non abbiamo visto quell'errore lì, forse è un po' come la storia della siepe dell'infinito. Sotto sotto c'era dell'altro. Il ding è che qualcuno vuole intervenire? Il suono? Qualche telefono, No, io ribadisco che oggi tu ci stai abituando a ragionare, a riflettere, a pensare con una modalità che dovremmo abilitare, che è dentro di noi sicuramente, ma che dovremmo abilitare e utilizzare sempre di più. E che magari è proprio quella che tutte le incombenze della vita hanno annientato, hanno oppresso, hanno delegittimato anche. Ma io, sai, molto spesso ai pazienti una domanda che faccio è: ma lei com'era da bambino? Magari poi lo fanno, no? Perché vorrei capire dietro la persona che viene, dietro i suoi sintomi, com'era da bambino, che tipo di giochi faceva, com'è? E perché mi riconnette più facilmente a quello che è l'esistente in lui. Quindi ribadisco, mi sembra una lezione di grande possibilità di riabilitare una parte nostra che è molto oscurata e sacrificata. E un'altra cosa che si era accennata, stare nei margini o uscire dai margini. E in realtà credo che bisogna sapere fare tutte e due le cose. Nel 1943, essendo io di famiglia ebraica, siamo scappati in Svizzera e per farlo siamo passati sotto il confine, che era una rete, ovviamente di notte cercando di non essere visti, con l'aiuto dei contrabbandieri. I contrabbandieri di solito sono considerati dei delinquenti e in un certo senso può darsi anche che commettano qualche reato. E in tedesco il contrabbandiere si chiama Grenzgänger, cioè colui che va per i confini e qualche volta li supera anche. C'è anche un gruppo di canzoni popolari lombardo che si chiama I Van des Fros, che non è fiammingo, è lombard e vuol dire vanno di sfroso, cioè sono contrabbandieri in sostanza. Il contrabbandiere trasporta qualche cosa, sarà anche illegale, però fa vedere che si possono superare i confini, cosa che si può fare anche legalmente, naturalmente, se non ci sono regole troppo rigide. E credo che noi nel nostro lavoro, questo spesso facciamo, superiamo un confine, un pregiudizio, un limite che era stato posto e che magari era motivato. Capita la motivazione, si capisce anche che non è detto che debba essere rigido.
Qualcun altro voleva intervenire? E a proposito di questo, io ho amato molto Trilussa, il poeta romanesco, che non è affatto un cattivo poeta, tutt'altro. Una delle ultime cose che ha scritto, credo che sia morto subito dopo la guerra, nel 1943, lui non è stato molto disturbato dai fascisti, certamente non era concorde con i fascisti, era uno che criticava le autorità, fosse il Papa o il Duce. Una delle ultime cose che ha scritto, l'ha intitolata Numeri, ovviamente con due M, dove l'uno si rivolge al zero e gli dice: ma cosa sei tu? Sei un voto inconcludente. Guarda invece me, lo sai cosa divento se mi metto a capofila di 5 di te? Divento 100.000. Io so come Erduce, che diventa tanto più quanto più so gli zeri che gli vanno appresso. Lui sapeva giocare. Veramente, è un bel gioco. E dice delle cose serissime. C'è un gioco molto, molto serio. Ma se noi potessimo chiedere a un bambino se il suo gioco è serio, lui direbbe di sì. Certo. Sì, infatti. Allora, nel nostro lavoro, certo, è un lavoro serissimo, è vero che non si può sempre ridere delle tragedie, non si può ridere, ma una puntina, prima io avevo citato il canto del Salice e ho dimenticato di dire che quasi certamente nel canto del Salice è incluso anche un rimedio al dolore, perché ai tempi di Shakespeare era chiaro che l'antidolorifico per eccellenza era quello che usiamo anche adesso, che si chiama acido acetilsalicilico. L'estratto della linfa e della corteccia del salice lo chiamano aspirina, ma questa è un'innovazione della Bayer, fine 800. Prima si chiamava infuso di salice, che fa passare il dolore. E non credo che sia casuale che si chiami così il canto del salice. Anche nella musica stessa, se l'ascoltate, ci sono due scale discendenti, ma una è più triste e una è meno triste. Cioè è incluso la possibilità di rimediare. E credo che questa sia un'impostazione terapeutica che ogni psicoterapeuta deve avere in sé e trasmettere nei modi possibili, in uno dei tanti modi, non solo quelli che abbiamo citato. Sì. Dovremmo intanto cominciare a imparare a giocare noi. Sì. Oggi abbiamo giocato. Sì, oggi abbiamo giocato. Rita ci saluta che deve andare via. Grazie Rita. Alla prossima. Saluti. Sì, oggi abbiamo giocato effettivamente. Ma volevo chiederti se, perché tu accennavi nella mail list della SPI che stai pubblicando un libro, volevo chiederti qual è il tuo progetto prossimo. Allora, il libro potrebbe andare in stampa anche a giorni. Sono giorni difficili questi, perché sotto le feste. Comunque, il libro si intitolerà Dico, virgola, dunque siamo, al plurale. E non è un libro teorico, è un libro diviso in tre parti, di narrazioni, dei racconti. Come succede spesso ai racconti, e anche la seconda parte, che sono aforismi, quindi racconti brevissimi, spesso nascono dall'irritazione. Come avevo messo in sottotitolo a un altro libro,
l'irritazione, una volta che diventa narrazione, non è guarita, ma è attenuata ed è trasformata, è controllabile, è condivisibile. E se è raccontato abbastanza bene, non dà neanche più fastidio. E il libro quindi si divide in una parte più in prosa, una parte sempre in prosa, molto breve, di aforismi e pensierini, e una parte in versi. Mm-hmm. A me è capitato di scrivere versi d'occasione per Natale, e li mando anche agli amici, alla mailing list. Però poi insomma, può capitare di scrivere dei versi anche non d'occasione. Beh, allora alla prossima pubblicazione del tuo libro avremo il piacere di ospitarti di nuovo. Ah, grazie. Volentieri. Questa cosa, il titolo nasce da un episodio di tanti anni fa. Facevamo un congresso sulla solitudine a Venezia, in un posto meraviglioso, nella sala consiliare dell'ospedale di Venezia, San Giovanni a Paolo, un posto splendido, architettura rinascimentale. Era organizzato da Enzo Morpurgo, c'era anche Cacciari, quindi hanno parlato i maestri, Morpurgo, Cacciari sulla solitudine. Cacciari ha detto questa cosa molto bella, che Cartesio aveva sentenziato cogito ergo sum, e va bene, certamente. Però bisogna aggiungere, dice Cacciari, loquor ergo sumus. Se parlo, ci sei anche tu, siamo almeno in due, anche di più. Dopo di loro toccava a me parlare, e io ho cominciato a parlare, ma il pubblico mi faceva dei gesti, guarda, attento. I due i professori si erano messi a chiacchierare fra di loro, loquor, ma non avevano spento il microfono. Allora mi hanno dato l'occasione di dire che se i professori Morpurgo e Cacciari me lo permettevano, sarei andato avanti in solitudine. E così, ops! Allora, da quell'episodio lì mi è venuto in mente che poteva essere un titolo. Dopodiché non è che io parli della solitudine, sono raccontini che ne ho già pubblicati altri. Perché? Perché proprio Enzo Morpurgo aveva molto teorizzato sull'importanza della trasformazione narrativa, ne aveva parlato più volte. Che poi, insomma, è uno dei canali psicoanalitici, dare parole a quello che ancora non ne ha. Alberto, prima di salutarci e approfittando di questo registro poetico, ti volevo chiedere un pensiero su questo momento che stiamo attraversando. Allora, il primo pensiero, perché si parte sempre da qualcosa di sé, di narcisistico, è che sapevo solo teoricamente di essere vecchio, e adesso lo sento, perché si è tanto parlato, no? Che la terza età è più in pericolo. Sicuramente ci ha dato molto da riflettere sui meccanismi difensivi, quelli collettivi, no? che non hanno funzionato, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità prima e poi anche altri successivamente avevano avvisato ancora 9-10 anni fa del rischio di una pandemia, perché c'era stata la SARS numero 1, che però non era stata così diffusa, in quanto quel virus
era un virus che aveva una mortalità elevata e se il virus ammazza il paziente non si diffonde, quindi si è diffuso meno. Questo è meno mortale e quindi si diffonde di più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto, mandato a tutti i governi l'avviso, preparatevi per una eventuale successiva, futura pandemia. Ci vogliono meccanismi di difesa, quelli medici, cioè le mascherine, sono i disinfettanti. Ci vogliono i reparti di terapia intensiva. L'aveva detto chiaramente. E negli ultimi anni non sono stati ascoltati. Non solo i nostri, anche gran parte dei governi hanno ridotto l'investimento nella sanità e nella ricerca. Bastava fare quello, più ricerca sui vaccini, più attrezzatura ospedaliera, migliore funzione della sanità, specialmente quella nel territorio, che così non si caricano gli ospedali. Mi sembra che non abbiano fatto questo. Spero che lo facciano adesso, no? Anche ci sono questi che ideologicamente si oppongono al MES perché sono soldi dati alla sanità. E perché non dovremmo dare dei soldi alla sanità? Visto che dopo tutti quanti possiamo ammalarci, non solo i vecchi. Mi ha fatto fare queste riflessioni, ma anche delle altre, no? Perché per esempio... Questa primavera c'è stato meno inquinamento perché siamo andati meno in macchina. Beh, potremmo farlo ancora, di andare meno in macchina, se non è indispensabile, voglio dire. Una riflessione poi, quella non è soltanto di quest'epoca, risale a tempi precedenti, quelli che non vogliono vaccinarsi, è chiaro che hanno... una loro fantasia che noi chiameremo paranoidea sull'estraneo, il corpo estraneo, introdurre qualcosa di estraneo. Che poi magari sono gli stessi che si mettono un orecchino e che quello sì, mi sembrerebbe più un corpo estraneo. E poi comunque quando noi mangiamo l'insalata, come diceva chi era uno psicologo, non mi ricordo più, quando appunto il coniglio mangia l'insalata, l'insalata diventa coniglio, non è che il coniglio diventa insalata, è un corpo estraneo, l'insalata, che però possiamo, insomma, abbiamo la capacità di assimilare dei corpi estranei. L'importante è che non facciano male. Io il vaccino anti-influenzale lo faccio da 20 anni, non mi ha mai fatto male, la prima volta mi avrà dato un po' di fastidio e poi non più. Il vaccino, come si chiama, antipneumococco, non dà nessun fastidio. E se non altro mette al sicuro, comunque appunto in questa occasione, nonostante la pandemia, quelli che sono contrari ai vaccini sono rimasti fedelmente contrari ai vaccini, sono dei religiosi. Però di una religione sbagliata. E anche con i pazienti le cose sono cambiate, però appunto il paziente che si rende conto che anche lo psicoanalista ha delle paure motivate, si sente più vicino. Abbiamo delle paure, non saranno magari le stesse, però tutti e due possiamo correre dei rischi, è vero, certamente. E dobbiamo anche modificare la modalità di incontro, no? Con la mascherina o per telefono, o per Zoom, per Skype. Non è la stessa cosa. No, però, come diceva un mio paziente proprio veneziano, piuttosto che niente, se meglio piuttosto. Facciamo quello, come sempre, quello che siamo capaci, quello che possiamo fare, compreso accettare qualche modifica, noi quanto il paziente. Quindi in effetti questa situazione è certamente fastidiosa, dolorosa, limita la libertà,
dispiace moltissimo non poter entrare in contatto fisico. I bambini, in questo cortile abita anche un bambino di 3 anni. E stavamo in cortile, il bambino voleva venire verso di me. Allora il suo papà e anch'io abbiamo detto: no, ma ti devi fermare lì. E il bambino mi ha guardato con l'aria di dire: ma quanto scemi sono questi grandi. E ha detto: io volevo andare su quei sassetti là, che erano quelli più vicini. Cioè, ha dato una versione narrativa. Allora, il ringraziamento della dottoressa Nalon, che è quella della casa editrice delle ricette. Siamo noi che ringraziamo loro per aver reso possibile questa pubblicazione. Auguriamo a questa casa editrice molta, molta fortuna, molta vita. Tra l'altro vedo che sono molto, cioè scelgono dei testi particolari, originali, sì, un certo spessore, cioè di qualità, ecco, di nicchia potremmo dire. Quindi bene. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Benny. Ma volevo ringraziare il dottor Sean veramente per questo incontro molto interessante e stimolante. Con un altro gioco di parole mi ha fatto rivalutare l'altro gioco di parole che la mente mente. Altro che. Però diciamo anche può avere un senso, una valenza anche molto creativa, positiva, il fatto che la mente menta. Se si riesce poi, come dire, a valutare il senso della verità poi alla fine. Ed è quello che mente è proprio è il linguaggio verbale, più che gli altri linguaggi, quelli mimici, corporei, quelli anche la musica. Per esempio, nel flauto magico di Mozart, tutti i personaggi, anche quelli positivi, anche Sarastro, tutti mentono. Quelli cattivi mentono di più, in modo più malvagio. E invece quelli che non mentono sono gli strumenti musicali. Il flauto magico, che fa venire buone idee, aiuta nelle difficoltà a superare le prove, e lo strumentino di Papageno, che è un richiamo per uccelli, ma quando si sente che arriva Papageno, non mente, e poi quello straordinario, il Glockenspiel, il carillon, che fa danzare i malvagi. Gli strumenti, secondo Mozart, gli strumenti non mentono, siamo noi che mentiamo quando parliamo. Quindi la mente, effettivamente, mente anche quella. Mente non mente. Prima di lasciarci volevo ricordare un grande amico siciliano, Agostino Racalbuto, che è stato tanto tempo qui a Padova, siamo stati molto amici. E devo dire la verità, continuo a chiacchierarci con Agostino. È stato un amico, tra l'altro cucinava anche bene. Mi ha insegnato a fare la pasta camorlica. Buonissima. Un piatto povero e buonissimo, che oltretutto ammette un sacco di varianti, giustamente, no? Credo che molte nonne siciliane direbbero che non si fa così, ma si fa nell'altro modo. Bene, a me è piaciuto molto questo incontro. Vi ringrazio moltissimo. Noi siamo noi che ringraziamo te davvero, perché come ho detto prima, non mi vorrei ripetere, ma ne vale la pena. Davvero hai dato la possibilità di raggiungere dei registri di solito inaccessibili. Nel frattempo qui a Messina c'è stata una piccola scossetta di terremoto, perché evidentemente si è scossa anche la terra. Vabbè. Noi siamo abituati a questo. Anche l'Etna ha diritto di parola. No, ma Messina non è Catania. Non è proprio Catania, sì.
Ecco, infatti Luisa Ferrazzo scrive neanche troppo tanto piccola. Ah, così? Sì, 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 un po' sì. Piuttosto approfitto che Luisa sia appalesata, perché Luisa è una nostra amica, amica del Vicolo Cicale, insomma, una nostra amica, non è una psicanalista, non è una psicoterapeuta, però è sempre, ha partecipato sempre ai nostri incontri, è sensibile a questo. Però rimane molto scioccata dalle nostre argomentazioni, che ritiene piuttosto impegnative e pesanti. Oggi l'ho invitata a partecipare, ho detto guarda che sarà un incontro molto delicato, particolare, vedrai che ti troverai bene, e lei mi ha detto va bene, io vengo, però se non è come dici tu, vengo a casa tua e ti picchio. Quindi a questo punto, Luisa, se ci sei, batti un colpo, se vuoi intervenire, se vuoi dire qualcosa. No, non ci sono e mi sto vergognando da morire, perché chiaramente dopo che sento tutte queste cose bellissime io mi metto in disparte. Sì, no, anzi ti ringrazio perché è stato veramente un bellissimo incontro. Vabbè, mi spiego meglio, ogni tanto mi invita a questi incontri e in modo particolare a delle visioni di film. Io ovviamente non sono psicologo, non sono psicoterapeuta, non sono assolutamente nulla. Perché no? Devo dire che mi sarebbe piaciuto molto, ma l'ho capito in età avanzata. E devo dire che mi ha fatto vedere delle cose tremende. Cioè di un angosciante, di un pesante, di un, per cui ora quando mi propone determinate cose gli dico sempre Donatella ti prego, insomma non credo di potercela fare, però devo dire che sulla giornata di oggi ha insistito, io mi sono fidata e sono veramente contenta di averlo fatto, quindi la ringrazio veramente tantissimo. Poi le devo anche dire che sentirla parlare in veneto, in padovano, in veneziano mi ha molto emozionata, perché io sono di madre veneta. Come si usa nelle famiglie venete, mia madre con sua mamma, quindi con mia nonna e sua sorella, parlavano solo esclusivamente il veneto. Certo. E le devo dire che chiaramente io capisco molto meglio il veneto che non il siciliano alla fine, quindi sentirla parlare in veneto, quando ho sentito Caigo ho avuto proprio un tuffo al cuore, perché mia madre, pur essendo vissuta a Messina al sud 30 anni, diceva sempre che le mancava il Caigo, che per noi insomma è assolutamente inconcepibile come discorso, no? Che possa mancare la nebbia, e invece a lei mancava il Caigo. Quindi la ringrazio doppiamente e mi scuso per questo mio breve intervento da profana, ma Donatella mi ha tirato dentro, quindi fatto venire in mente l'episodio del tappetino. Ora non ricordo in quale di questi webinar è uno. Il tappetino, avevo capito il cappellino. Sì, l'episodio del. No, però mi vergogno troppo, ti prego. Lo dico io. Raccontalo tu. Non ricordo quale analista parlava del fatto che un suo paziente aveva, c'era stata una discussione, insomma, piuttosto complessa, contraddittoria, fra l'analista e il paziente, perché quel giorno che il paziente era andato allo studio dell'analista aveva trovato il tappetino, lo stuoino, diciamo, spostato, cioè anziché davanti la porta dello studio, nella porta accanto. E su questo si era sviluppata tutta una discussione approfondita, con interpretazioni di qua, interpretazioni di là, insomma. Alla fine poi l'analista scopre che la moglie aveva tolto il tappetino davanti la porta dello studio e l'aveva spostata davanti all'altro ingresso della loro abitazione. E quindi praticamente tutto un gran parlare per una cosa che poi era accaduta veramente. Allora alla fine di questo incontro Luisa ci scrive la prossima volta togliete il tappetino, come è scritto? La prossima volta togliete il tappetino, attenzione al tappetino.
Sì, levate questi tappetini dai vostri ingressi, insomma, una cosa del genere, perché in effetti questo tappetino era risultato essere un grossissimo problema e buona parte della discussione si era svolta sul tappetino, che chiaramente per voi ha una valenza. Io da profana poi l'ho buttata anche a ridere, no, sul discorso del tappetino, quindi consigliava a tutte le mie care amiche psicoterapeute di levare questi tappetini davanti all'uscio dei loro studi per non creare poi questi problemi sul paziente, perché effettivamente per questo signore o signora, insomma, era questo spostamento dello zerbino era diventato un problema pazzesco, e quindi insomma meglio non averlo a questo punto, no? Per evitare che ci possano essere questi problemi. Oppure invece di lasciarlo fuori, visto che è un tappeto volante, portiamolo dentro in studio. Non c'è modo migliore per concludere questo incontro, veramente. Allora saliamo sui nostri tappeti volanti e andiamo. E andiamo. A proposito di gioco. Grazie a tutti, grazie Alberto infinitamente. Auguri, buon Natale. Arrivederci, auguri a tutti, grazie. Grazie Letizia che ci hai seguito durante il tuo viaggio. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. State bene, ci salutiamo. Buone feste. Grazie Alberto infinitamente, grazie. Stacco.